Stanziati dal Campidoglio 18,5 milioni di euro per trasporti e mobilità tra gli interventi previsti con sblocca cantieri, la messa in sicurezza di strade, attraversamenti pedonali, ammodernamento delle stazioni metro A e B e progetti per isole ambientali e nuove corsie preferenziali. Entro l'anno saranno pubblicate le gare ed i lavori partiranno nel 2019. Prosegue la messa in sicurezza di circa 350.000 alberi di Roma. Oltre agli interventi del servizio giardini, per tutto il 2018 sono in essere due appalti. Il primo da 3 milioni e mezzo di euro per monitorare la salute di 82.000 alberi alti più di 30 metri. Un secondo da 250.000 per la potatura in supporto al servizio giardini. Un'ulteriore gara europea da 5 milioni si sta svolgendo sotto la vigilanza delle autorità anticorruzione. Prosegue la nuova raccolta differenziata high-tech con il supporto delle nuove tecnologie. È attivo un sistema con etichette elettroniche per registrare gli svuotamenti dei cassonetti porta a porta. Roma è la prima capitale europea ad averlo adottato nel quartiere ebraico e nei municipi VI e X. Grazie a questa nuova tecnologia sarà possibile far pagare di meno a chi ricicla di più.